Ciao a tutti, rieccomi qui ancora una volta a parlarvi di energia rinnovabile, ancora una volta dal Brasile e in particolare da Vitória, dove si è da poco conclusa la quarta tappa del circuito mondiale di beach volley. Dovete sapere che il potenziale idroelettrico del Brasile è tra i primi 5 al mondo, infatti il paese possiede circa il 20% dell'acqua di tutto il pianeta. E un'altra fonte rinnovabile molto utilizzata qui in Brasile è l'energia eolica, con impianti concentrati per lo più nelle zone est del paese, fortemente ventose, ma di questo ne parleremo meglio nella prossima pillola direttamente da Rio. Qui a Vitória, in particolare, ho scoperto che è stato avviato un progetto molto interessante chiamato Good Energy, per far sì che sempre più famiglie possano fare uso di energia pulita. In particolare le famiglie ricevono l'installazione gratuita di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua, un serbatoio termico per lo stoccaggio e un miscelatore caldo e freddo per la regolazione della temperatura. Oltre a ciò ricevono anche lampadine fluorescenti compatte ed economiche e si stima che circa 4.000 residenze siano servite appunto da questo importante progetto. Vi mando un abbraccio super energico e ci sentiamo prestissimo da Rio de Janeiro.